Questa mostra è nata dalla mia esperienza all'interno della confraternita di Sant'Anna e alla grandissima passione che nutro appunto nei confronti di questo evento, della processione Giovedì Santo. In tanti anni vissuti all'interno della confraternita, appunto, ho realizzato un sogno che oggi diciamo che si è avverato, era quello di andare a realizzare una mostra attraverso il mio staff di Facebook Giovedì Santo a Marsala, insieme alla collaborazione dell'associazione di promozione sociale Vieni a prenderti un caffè da noi. Il tutto è stato realizzato grazie al mio staff, grazie a tutti quelli che ci hanno collaborato. Un ringraziamento alla presidenza del Consiglio Comunale e al Comune di Marsala. Grazie. Una delle cose importanti di questa mostra è che nasce dalla voglia dei cittadini di poter lasciare un contributo e una traccia su una delle cose più importanti su cui si basa il folklore e il turismo della nostra città. L'associazione di patrocinio sociale Viene a prendere un caffè da noi e un progetto di area Drepanum del Rotary che si è staccato per continuare sulle tradizioni e sul sociale nella città. Grazie alla vicinanza con tutta la città, perché siamo tutti cittadini, non solo marsalesi ma anche di Trapani, una serie di persone, alcune di loro sono al mio fianco, altre le chiamerò, hanno preso l'iniziativa e hanno cominciato a costruire giorno dopo giorno delle tappe ben precise e dei pannelli artistici per quanto riguarda l'importanza di questa nostra città. Alla mia sinistra c'è Enzo Gerardi, che è, chiaramente è stato il motore fondamentale di questa mostra. Alla mia destra c'è Salvatore Nizza che assieme a me e ad altri, a lui ha fatto addirittura parte della processione del Giovedì Santo e anche di una parte della storia. Poi ci sono altre persone, c'è Tiziana il cui cognome è? Barraco. Tiziana Barraco, e soprattutto assieme a lei c'è questa piccola ragazza alla mia sinistra, piccola come età, che si chiama Clara Daidone, che è stata la fotografa che si è sobbarcata il lavoro più grande che si potesse fare. Non solo grazie all'aiuto fondamentale dei ragazzi è riuscita a trovare un materiale che non finiva mai, ma piano piano ha dovuto lavorare su tutte le foto, sceglierle e creare un percorso ben definito insieme a dei pannelli storici che cercano di dare a questa nostra città la giusta collocazione in un panorama di turismo. Io vi ringrazio per averci ascoltato per qualche minuto e speriamo di rivederci ancora per cercare di fare sempre di più, non solo con un'associazione di promozione sociale che viene a prendere un caffè da noi, ma con i cittadini di questa città e di Trapani che sono stati i promotori e soprattutto i realizzatori fondamentali di questa manifestazione. Grazie e buona serata a tutti. Questa mostra, diciamo, nel contesto della Settimana Santa rappresenta la possibilità per tanti cittadini marsalesi, ma soprattutto per tanti turisti che in questi giorni verranno nella nostra città, quindi di capire la città di Marsala come vive proprio la Settimana Santa. Come si può vedere quindi nella mostra fotografica abbiamo delle foto bellissime del Giovedì Santo e del Venerdì Santo che ormai da circa due secoli rappresentano un momento proprio di aggregazione e un modo di vivere anche la risurrezione, quindi la Pasqua nella città di Marsala. La cosa bella è vedere quindi queste foto anche storiche dove ci sono tanti cittadini marsalesi che dopo la preparazione di un anno intero di quella che deve essere quindi questa Settimana Santa, quindi attraverso grandi sacrifici che vengono fatti soprattutto dalle confraternite che hanno preparato con grande veramente sacrificio sia il Giovedì che il Venerdì Santo, quindi rappresenta il momento clou ed è una delle occasioni, diciamo, anche per la nostra città per quanto riguarda il turismo. Basta dire che la processione vivente del Giovedì Santo, diciamo, sono due sole in Sicilia, una qui e una a Caltanissetta, quindi una grande occasione, opportunità anche per il territorio dal punto di vista turistico. È una bellissima mostra che ci fa ricordare come eravamo, quante persone hanno partecipato negli anni a questa processione che ormai ha secoli di vita per certi versi, e noi l'abbiamo messo nella settimana di Pasqua e così come tante altre settimane, perché è giusto che le tradizioni vengano conosciute non semplicemente dai cittadini marsalesi ma dai cittadini di tutto il mondo, insomma, perché coniuga religione e tradizione, insomma.